Ancora non sapevo che quella serata mi avrebbe cambiato la vita, ma ricordo benissimo ogni dettaglio. Era il 2014 ed ero appena uscito da una relazione e stavo cercando delle attività per distrarmi. Ho fatto delle gite durante i weekend e ho partecipato ad alcuni corsi per tenere la mia mente occupata. Per esempio, ho fatto un corso di massaggio, ma uno di questi era una lezione gratuita per l'introduzione al mondo della fotografia e che poi sarebbe stata la presentazione per un corso di fotografia completo. Ecco, ricordo di aver partecipato a quella serata e che all'accoglienza ho incontrato quello che poi sarebbe diventato il mio insegnante di fotografia e in seguito sarebbe diventato uno stimato collega con cui mi trovo benissimo a collaborare ancora oggi. E in quell'occasione ovviamente non avevo la più pallida idea che quello avrebbe cambiato tutte le mie serate successive di lì in avanti. Infatti per un bel periodo non è successo proprio niente. Infatti io ero già abbastanza appassionato del mondo della fotografia, ma mi dilettavo a fare foto con lo smartphone. All'epoca avevo un iPhone 4S e mi divertivo semplicemente a fare qualche foto ogni tanto e post-produrre direttamente col telefono. All'epoca sembrava fantascienza, ma avevo uno dei primi account Instagram creati alla fine del 2011 ed ero forse uno dei primi che lo utilizzava all'epoca e che poi probabilmente oggi potrei essere milionario se avessi continuato su quella strada ad utilizzarlo un po' meglio, ma pubblicavo soltanto delle foto ogni tanto e mi dilettavo così con la fotografia da smartphone. Ma da quella sera in avanti ho preso in mano una reflex per la prima volta e ho iniziato a fare delle fotografie che fossero delle fotografie pensate, studiate. Ho iniziato a capire che cosa volesse dire fare fotografia e da lì mi sono appassionato, ho cominciato a studiare. Ho riscontrato che non ne capivo niente realmente di fotografia fino a quel momento e ho capito tutta una serie di cose che studiando e seguendo i corsi che poi ho frequentato mi hanno aperto un mondo completamente diverso, fino a poi passare al mondo delle riprese video e da lì ho iniziato ad aprire questo canale YouTube, ho iniziato a collaborare con colleghi e ad un certo punto è diventata la mia unica attività lavorativa, quello che faccio tutti i giorni e quello che mi piace anche fare nel tempo libero, perché alla fine mi piace divulgare quello che ho imparato, raccontare e rendere consapevoli le persone che si avvicinano a questo mondo di tutte le potenzialità e le possibilità che ci sono, e poi è il motivo per cui ho aperto questo canale YouTube che infatti si chiama Passione Video. Quindi mi appassiona tantissimo questo mondo e la divulgazione. Ma è partito tutto quanto seguendo quel corso di fotografia, quel corso che ha gettato le basi per comprendere quello che realmente stavo facendo, e mi sono trovato a domandarmi se ha senso nel 2024 seguire un videocorso o un corso in presenza quando ormai si trova praticamente tutto gratuitamente già su internet, su YouTube. E la risposta è assolutamente sì, perché mi sono rimesso nei miei panni dell'epoca e mi sono detto: se io non avessi seguito quel corso che mi ha dato una serie di basi imprescindibili per capire alcuni concetti che regolano il mondo di come funziona una macchina fotografica e come funziona il mondo della composizione fotografica, beh, probabilmente non sarei mai passato al mondo del video, non avrei mai capito quali sono le regole che vanno seguite per ottenere determinati risultati e sicuramente mi sarebbero mancate delle basi che, non sapendo cosa mi mancava, non avrei saputo cosa cercare online, perché poi è anche un po' questo, no? Il paradosso: se io non so cosa cercare perché non ho ancora quell'informazione, non posso cercarla e quindi non la potrò mai trovare. Ed è il motivo per cui ha perfettamente senso seguire un corso in cui le informazioni ti vengono fornite nell'ordine giusto per impararle, che ti serve conoscere, da un docente che le ha sperimentate a sua volta e che quindi sa di che cosa sta parlando e che te le riesce a spiegare in una maniera semplice e comprensibile. Secondo me questo è fondamentale, una di quelle cose che bisogna fare, cioè non si può prendere un telefono e iniziare a fare foto e video così a caso e sperare che vengano dei risultati che possano essere super wow. Certo, ci può stare la botta di culo, diciamo, però seguendo determinate regole, seguendo determinate conoscenze, sicuramente questa botta di culo arriva più facilmente e sicuramente se si vuole trasformare questa attività in un'attività regolare o una passione o che può diventare anche un lavoro o una fonte di guadagno, beh, avere quelle basi è una cosa sicuramente imprescindibile e consiglio sempre a chiunque, anche a quelle persone che mi chiedono: ciao, che consigli mi daresti per acquistare una macchina fotografica? Io non ti consiglio di acquistare una macchina fotografica per fare video
se poi non la sai usare, perché che cosa ci fai con quella macchina fotografica? Il telefono lo puoi usare in automatico, ma la macchina fotografica la devi saper usare, e senza aver frequentato un corso che ti ha dato le basi per saper utilizzare quello strumento, sarebbe come mettersi in macchina e iniziare a guidare così a caso, perché se giro la chiave e metto la prima sicuramente vado avanti, certo, però se non so come funzionano le regole della strada, come muovermi nel mondo e come funziona anche la macchina in sé, cosa si può fare con quella macchina, fino a che velocità posso arrivare, probabilmente non farò una bella fine. E la stessa cosa capita anche nel mondo delle produzioni video o della fotografia: se non ho quelle basi non posso ottenere quello che vorrei. Quindi il mio consiglio non è investi in una nuova macchina fotografica, ma impara a capire che cosa puoi fare con quello che hai, perché sembra sempre che la qualità del nostro lavoro sia dipendente dallo strumento che utilizziamo, che in alcuni casi è vero, ma in alcuni altri casi semplicemente non sappiamo utilizzare quello che già abbiamo a nostra disposizione. Quindi imparare ad utilizzare meglio gli strumenti che già abbiamo sicuramente ci permette di ottenere un risultato migliore, magari ad un costo anche molto ridotto. Quindi non bisogna pensare, ah, mi compro la macchina fotografica così faccio delle foto più belle, così faccio dei video più belli, ma come posso fare dei video più belli con lo strumento che ho già a mia disposizione, che può essere uno smartphone o può essere qualsiasi altra cosa. Ecco, questa secondo me è la prima base: la curiosità, la voglia di imparare, di mettersi in gioco e di fare qualcosa che non si è mai riusciti ad ottenere. E sicuramente imparare tramite un corso è il modo più semplice e più veloce per ottenere quelle informazioni che ci serve avere nel minor tempo possibile, perché io posso passare mesi a cercare online delle informazioni che mi possano permettere di ottenere un risultato, sicuramente le troverò gratuitamente, ma quanto tempo ho perso per ottenerle? E poi io sono realmente sicuro che quelle informazioni siano giuste? Perché la seconda cosa da fare, oltre ad essere curiosi sulle informazioni che ci servono, è sicuramente metterle in pratica il più possibile e verificare se quelle informazioni che ho appreso possono essermi realmente utili, possono permettermi di ottenere il risultato, se mi piace ottenere quel tipo di risultato o se invece preferisco fare qualcos'altro di diverso, perché fin tanto che non ci mettiamo a fare le cose non sapremo mai come andranno. E quindi il mio secondo consiglio è sicuramente mettersi in gioco, darsi da fare e fare più video possibili. Io parlo sempre di video perché è il settore che mi appassiona di più, ma potrebbero anche essere fotografie, ma potrebbe anche essere qualsiasi altra cosa. Darsi da fare, cercare di fare, più facciamo e meglio è. Ho già raccontato anche su questo canale come più faccio video, più mi viene semplice farli, meno ci metto a farli e più risultati riesco ad ottenere anche con la crescita di questo canale. Quindi è sempre un più facciamo e meglio è. E l'ultima cosa è: non cerchiamo di fare le cose solo da soli, perché altrimenti diventa un'attività solitaria che dopo un po' ci annoia, mentre invece più cerchiamo di costruire delle relazioni con persone che hanno la nostra stessa passione, che hanno la nostra stessa voglia di fare, più ci viene semplice e facile stimolarci a vicenda a fare qualcosa in più, a fare qualcosa di nuovo, ma anche banalmente un confronto. Io ho fatto questa cosa, cosa ne pensi? Io ho fatto così, tu come avresti fatto? Io utilizzo queste impostazioni, tu che impostazioni usi? Io ho questo obiettivo, io ho questo telefono. Confronto fra persone crea passione, crea voglia di fare, crea connessione, crea anche nuove amicizie o nuove collaborazioni e si innesca tutta una serie di fattori positivi che non sono assolutamente da sottovalutare. Ed è per questo motivo che mi sento oggi di sponsorizzare, tra virgolette, innanzitutto il gruppo Telegram Passione Video, dove ci sono un sacco di altre persone da poter conoscere, con cui scambiare questo tipo di informazioni. E poi io, vabbè, ho fatto anche un videocorso. Mi sento sempre in colpa a cercare di vendere il mio videocorso, ma credo che all'interno di quel corso ci siano veramente un sacco di informazioni utili, sia venuto molto bene e ogni volta che lo riguardo dico, beh, caspita, mica male. Ne so di cose alla fine, ne ho imparate di cose e ne ho fatta di esperienza sul campo per poter raccontare tutte queste cose. E poi oltretutto mi appassiona un sacco e quindi mi piace che la gente lo veda. Non mi piace dire compra il mio corso, perché poi mi sembra sempre una pubblicità, ok, non so, la gente so che non fa tanto piacere quando gli si propone di acquistare qualcosa, però a me piace, devo dirlo ogni tanto, mi piace un sacco quel corso. Ti lascio il link nella descrizione di questo video. Potrei dire questo video è sponsorizzato dal mio videocorso, non è proprio così, magari il prossimo lo faccio sponsorizzare dal mio videocorso. Comunque mi piaceva darti questa mia esperienza, perché certi concetti sembra che siano messi lì apposta per venderti qualcosa, mentre invece io credo veramente che se non avessi avuto le basi, se non avessi seguito quei corsi che mi hanno permesso di crearmi quelle fondamenta su cui costruire tutte le basi della mia casa, che attualmente è quello che mi dà da lavorare, che mi dà da vivere,
e che oltretutto mi appassiona, beh, probabilmente non mi sarei appassionato così tanto dopo un po' che non ottenevo risultati, probabilmente avrei smesso, avrei rinunciato e non avrei mai saputo quali sarebbero stati i motivi. Quindi sicuramente partire da una base ben solida è un'ottima idea, poi comunque magari non ci appassiona e lasceremo perdere, però può essere una cosa che ci è stata utile per imparare qualcosa e una volta che avremo imparato quella cosa potremo metterla in pratica in tutte le situazioni in cui effettivamente ci verrà utile. Ah, faccio ancora un esempio che mi viene in mente ogni volta che vedo tanto spesso sui social condividere il trucchetto per imparare il trend del momento. Ecco, una volta che ho imparato il trend del momento, so fare solo quello. E la prossima volta che ci sarà un trend, dovrò imparare un'altra cosa. Quando io invece ho imparato le basi per ottenere qualsiasi risultato, in ambito per esempio creazione di video, e quindi seguire i trend o cavalcarli o addirittura essere i primi a crearne, beh, non avrò bisogno di imparare come funziona il trend, semplicemente saprò già replicarlo perché ho le basi e so fare quello che effettivamente è richiesto per ottenere quel tipo di risultato. Quindi mi piace sempre fare questo esempio perché è importante capire da dove arrivano le cose, capire che cosa è necessario sapere e di conseguenza essere poi autonomi nella creazione di quello che vogliamo. Spero che questa riflessione ti sia stata utile, ti aspetto al prossimo video.